Buongiorno e bentrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Diamo una rapida occhiata ai nostri titoli di oggi. Sistema Farmacia Italia, Mirone. Procediamo spediti a ritmi serrati. Ecco il punto. Farmacista più, Molteno. Porteremo ai tavoli di discussione i temi della cronicità e dell'aderenza alla terapia. Mille proroghe. Sì, dalla Camera alla fiducia. Misure su vaccini, ricetta elettronica veterinaria e omeopatici. Stato-Regioni. Parere favorevole sulla nomina di Luca Libassi a DG AIFA. L'aggregazione tra farmacie è l'unica soluzione in grado di rispondere all'ingresso delle catene di capitali. Ne è convinto il presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone, che ricorda come questo progetto al centro di Farmacista Più nel mese di ottobre abbia avuto come primo passo la costituzione della società di scopo tra Federfarma e Federfarma Servizi. Ma ascoltiamo il presidente Mirone raggiunto telefonicamente dalla nostra Rossella Gemma. Allora, argomento molto attuale è evidentemente la costituzione della rete dei reti, che è partita con la società di scopo costituita da Federfarma e Federfarma Servizi, Sistema Farmacia Italia, che sta lavorando in maniera molto serrata su quella che è la progettualità da inserire appunto nell'attività della rete delle reti. Abbiamo sicuramente portato avanti la prima fase che riguarda l'analisi della piattaforma informatica che doveva essere il fondamento sul quale poi inserire i dati evidentemente derivanti dall'attività di Pharmaceutical Care, che è la prima parte, ricordiamo, del progetto della rete delle reti. Nel frattempo stiamo procedendo anche però all'organizzazione della parte commerciale che, come ricorderemo nel progetto che abbiamo commissionato a suo tempo a Focus Management, sono le due anime di quello che dovrà essere poi il succo, diciamo, l'attività principale della rete delle reti. Questo sappiamo benissimo che è una forma di aggregazione che è l'unica in grado di rispondere a quello che sarà poi l'ingresso delle catene nel nostro mondo, perché in questo modo potremo recuperare professionalità ma al tempo stesso sostenibilità economica per confrontarci con qualsiasi soggetto vorrà essere presente nel nostro settore. Aderenza alla terapia e presa in carico del paziente cronico hanno come protagonista principale il farmacista. A ribadire la centralità del ruolo del professionista è il segretario di Federfarma e presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Molteno, ospite di Federfarma Channel nella rubrica dedicata alla quarta edizione di Farmacista Più. Ma sentiamo uno stralcio dell'intervento. Abbiamo deciso insieme alla FOFI e l'Udifar di partecipare e con la nostra partecipazione in maniera attiva, quindi sia nei convegni, nelle sezioni di approfondimento delle varie tematiche dove attualmente stiamo lavorando sia la FOFI che la Federfarma per portarli avanti. E chiaramente questo è uno dei risultati ottenuti dalla collaborazione stretta con la Federazione degli Ordini, che poi adesso anche con altre associazioni, perché noi siamo in contatto con tutte le associazioni che poi parteciperanno, certo, della categoria sia professionali dei collaboratori che l'Assofarma, che è l'associazione delle farmacie comunali. L'intervista integrale è disponibile sul sito di Federfarma Channel. Con 329 sì e 220 no, la Camera ha approvato il decreto mille proroghe sul quale il Governo aveva posto la fiducia e che ora approda al Senato. Nel comparto sanità le novità riguardano i vaccini, per i quali varrà l'autocertificazione anche per l'anno in corso, le ricette veterinarie che dal 1 gennaio dovranno essere redatte esclusivamente in formato elettronico, gli omeopatici, per i quali si rinvia di un anno l'obbligo di sottoporre i prodotti all'AIFA per l'autorizzazione all'immissione in commercio. Luca Libassi è il nuovo direttore generale dell'AIFA. La conferenza Stato-Regioni, infatti, ha dato parere favorevole al nome del medico chirurgo proposto nei giorni scorsi dal ministro Grillo. Già nella mattinata di ieri le regioni avevano accordato il loro sì a Libassi, figura che, secondo il ministro, associa bene l'esperienza manageriale e la competenza in ambito farmaceutico. Questa è la nostra ultima notizia, appuntamento a domani con una nuova edizione del nostro telegiornale.